Ciao, eccoci qua dal Barbecue Paradise da Fabio Santo e Super Carlo Ferrando. Guardatela questa immagine più alto di me, ma solo così riesce a essere più alto di me, il buon Carlone. Ha aumentato un po' le proporzioni nel suo roll up. Siamo qua a vedere come deve essere fatto un buon offset. Allora, questo qua è un offset nemmeno il più grosso della Joe, un marchio che in tanti già conoscono perché è il più grande produttore. Ecco qua, eccolo qua, questo è l'offset della Joe. Innanzitutto, per valutare un offset, bisogna vedere lo spessore, ma non è l'unica. Questo è un 24 pollici di camera ed è spesso 8 mm, è molto pesante. L'offset si divide sostanzialmente in due parti che ve le faccio vedere, una e due. In questo caso c'è ancora una terza parte che è il Vertical Smoker. Questo è il Fire Chamber, quindi la camera di cottura. Anch'essa molto pesante. Innanzitutto andiamo a sollevare le griglie. Con una mano tendo il telefono, ecco qua. Sotto ci sono dei tondini da 1,5 cm sui quali si va a appoggiare la legna e sopra c'è una griglia qualora dovessimo fare del grilling veloce, si accende solo questa parte qua. Poi vedete nel coperchio c'è questa doppia camera che va a scaldare la piastra. Sulla piastra andremo a mettere degli skillet, delle padelle in ghisa, un Dutch oven per fare delle cotture aggiuntive. Qua c'è la camera laterale, guarda, sempre porte 8 mm. Qua c'è la camera laterale dal quale viene caricato l'offset con il ventin che si regola da qua. Chiusura ermetica. Vabbè, il bastone serve per maneggiare i ciocchi di legno. Allora, questo che è un offset molto lungo, per quanto sia spesso, avrebbe dei seri problemi di temperatura fra la parte iniziale, cioè quindi da dove il calore entra in camera, e la parte finale, potremmo avere anche 50 gradi di differenza. Nelle grosse macchine studiate bene come viene ovviato questo problema. Vi faccio vedere. Quello è l'ingresso del calore. L'ingresso del calore va in quello che è un rail. Vedete? C'è questo sistema. Questo vedete, non è pulitissimo, lo vediamo all'esterno. C'è questo sistema che fa andare il calore fino al fondo della camera con dei fori che diventano via via più grandi di calore, in maniera tale da distribuire uniformemente il flusso d'aria calda. E quando poi dopo abbiamo bisogno di dare più botta, di dare più spinta al calore, si apre questa paratia e praticamente in contemporanea con l'apertura della ventina hai un'accelerazione. In questa maniera si riesce a garantire per questa zona qua un'uniformità di cottura di un buon grado, diciamo. Di qua invece poi dopo il calore arriva e voi pensate che il calore man mano che va avanti fa scambio termico con l'esterno, per cui va via via diminuendo. E qua abbiamo la zona per altre ulteriori cotture, ovviamente a una temperatura inferiore di quella della camera. E poi l'offset termina con l'apertura, il tutto ovviamente monitorato con più termometri per le varie zone, 1, 2 e 3. Qua non c'è bisogno di mettere termometro perché capirete con la legna che brucia va su anche a 600-700 gradi e non è il caso. Benissimo, qua dal Barbecue Paradise è tutto e anche l'offset ve l'abbiamo fatto vedere. Noi siamo leggenda.